essere delle compari. Spiega. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, bentornati con questo nuovo video. Era parecchio che non ci vedevamo, tempo un attimo di rimettermi a posto con tutte le cose. Ho pensato subito di farvi un bel videozzo. Oggi siamo qui ragazzi perché come sapete io sono stato 3 settimane in Inghilterra per via di una vacanza studio che ormai faccio praticamente tutte le estati. Queste 3 settimane a mio malincuore, tra virgolette, è uscita malissimo in italiano, vi ho lasciato senza video. Infatti l'ultimo video che avete visto è stato appunto la top 15 goal della carriera, che come ho visto vi è piaciuto molto. Negli ultimi 10 giorni prima di partire fondamentalmente ho pensato solo a quello per quanto riguardasse YouTube, quindi vedere comunque un buon risultato e vedere che quando sono tornato ha ottenuto un buon numero di visualizzazioni e di mi piace, sicuramente mi ha fatto molto piacere, perché come vi ho detto ci tenevo molto a quel video, quindi sostanzialmente mi ha fatto piacere che comunque molti abbiano compreso quell'impegno che ci ho messo e anche la qualità, perché alla fine è uscito un bel video. Tra l'altro ragazzi, oggi sono qui con questo video, vi sto parlando ed è probabilmente il primo video che caricherò, anzi senza probabilmente, il primo video che caricherò una volta tornato, per parlare appunto dei 3000 iscritti. Lo so che non siamo ancora a 3000 iscritti, però manca veramente poco, cioè roba come 32-31 iscritti se non sbaglio dalla foto che avete visto prima, quindi visto che non volevo aspettare molto ho deciso di fare questo video anche per ringraziarvi e per parlare un po' della mia avventura su YouTube, perché ogni tanto penso che questo tipo di video serva. Mi metto il cappello che comunque mi sa che ci sto meglio perché non ho proprio bellissimi capelli. Comunque ragazzi, allora, siamo arrivati al 20 giorno in cui sto registrando questo video, è il 20 agosto 2015, io ho aperto il canale il 13 ottobre, ho caricato il mio primo video, 2013, quindi a quasi 2 anni di distanza abbiamo raggiunto i 3000 iscritti e sono stati 2 anni comunque ben vissuti sia da me che da voi, nel senso che comunque mi fa piacere che si sia creato questo bel rapporto che alla fine c'è, perché sono sempre stato molto molto diretto, le cose che devo dirvi ve le ho dette e ho cercato sempre di metterci il maggior impegno con i mezzi che avevo a disposizione, chiaramente per praticamente tutto il primo anno ho registrato con una telecamera, con un tablet, lo schermo, non con una scheda d'acquisizione. Spesso le miniature che ho fatto le ho fatte con addirittura Photoshop dal telefono, quindi questo vi fa capire che io comunque non avevo mezzi quando sono partito. Io ragazzi, quando sono partito con questa mia avventura sul tubo non avevo neanche la capacità di montare un video, cioè io non sapevo fare assolutamente nulla. Quel che sapevo fare era divertirmi a commentare le partite. Io fino a poco prima di aprirmi il canale su YouTube avevo addirittura i quaderni, adesso purtroppo non li ho, anzi se li trovo aspettate un attimo e ve li faccio vedere. Eccole qui ragazzi, ho trovato, guarda, giusto 3 quaderni dei tanti. Ecco, come vedete per esempio questo è FIFA 13 1, c'è scritto, perché poi ci sono anche gli altri, guardate, guardate che roba, quanto ero drogato di Roma e di FIFA soprattutto. E quindi niente, queste per esempio sono le maglie disegnate, chiaramente personalizzate da me, perché eravamo arrivati alla stagione 2019-2020, non so se leggete. E quindi io chiaramente inventavo maglie, scrivevo qua le formazioni e qua tutti i risultati. Guardate un po' se mette a fuoco, sì. E quindi ragazzi, sostanzialmente io perché ho aperto il canale? Io comunque vi parlo da inesperto, cioè io ho imparato tutto una volta che ho aperto il canale. Per questo vi ho fatto vedere questi quaderni e vi ho fatto questa premessa. Perché comunque ragazzi, una volta che io ho cominciato a fare video su YouTube l'ho fatto solamente per passione. I guadagni che a me sono arrivati in parte neanche dalla partnership, che ragazzi voglio essere molto, come sono sempre stato sincero con voi, e io ancora non ho la partnership con YouTube, ho semplicemente avuto delle collaborazioni con dei siti di crediti e quindi i miei guadagni comunque sono arrivati da lì. Però quello che vi voglio dire io è che quando ho aperto il canale io non sapevo fare nulla, non conoscevo veramente nessuno tranne che Xander, che se
si può definire così, è stato il mio mentore, perché alla fine io mi sono ispirato da subito a lui. Se potessi ricominciare da capo, sicuramente lo rifarei, e lo rifarei probabilmente anche meglio, perché arrivato a questo punto ho imparato cose che all'inizio non sapevo fare. Come vi avevo accennato prima, io non sapevo neanche montare un video. All'inizio non facevo i tagli, non facevo nulla, non mettevo la musica, niente. Però andando avanti ci sono stati sempre dei miglioramenti, c'è stato sempre il 110% da parte mia, fino a che comunque i miglioramenti e la qualità si è vista proprio, scusate il gioco di parole, ma a vista d'occhio. Me l'avete fatto capire voi, l'ho capito anch'io, perché se guardo un mio video anche di 2 mesi fa, capisco che è meglio un video di adesso di quello di 2 mesi fa, come probabilmente riguardando tra 2 mesi questo video capirò che sarà meglio il video che farò tra 2 mesi. E questo perché andando avanti si migliora sempre. Ho preferito anche tenermi fuori da molte situazioni che stanno nascendo, che sono nate all'interno della community ultimamente, proprio perché queste sono cose superflue, e quindi mi riferisco anche a voi e vi invito spesso a capire quello che c'è dietro uno youtuber. Io ancora faccio fatica comunque a definirmi così, ragazzi, perché io più che dire sono uno youtuber, preferisco dire sono uno che fa video su YouTube, perché ancora non mi sento a livello di altri grandi youtuber, altri grandi personaggi di questo del web. Quindi non vi dimenticate che dietro a tutto c'è soprattutto il divertimento e c'è soprattutto la passione che nasce, il voler condividere un qualcosa tra lo youtuber in questione e le persone che lo seguono. Il mio obiettivo, ragazzi, è quello di avere un rapporto sia adesso che quando avrò, se li avrò, 500.000 iscritti, sempre lo stesso rapporto con voi. Voglio sempre che ci sia comunque trasparenza da questa parte dello schermo alla vostra parte dello schermo. Preferisco che comunque voi sappiate quelli che sono i miei pensieri, e anche lo stesso quando io vi chiedo di lasciarmi un commento per avere un feedback da parte vostra, ovvero un vostro pensiero, un vostro punto di vista. Non è che ve lo chiedo perché mi sono scritto di dire lasciate un like e un commento, ve lo chiedo perché voglio sapere le vostre opinioni, perché per me la cosa più importante non è la visualizzazione o il mi piace, per me la cosa più importante è la vostra opinione, il vostro parere, altrimenti non avrei cominciato a fare questo che sto facendo adesso, non avrei condiviso questa roba con voi su YouTube. Come vi ho ripetuto fino adesso, ci metto sempre il massimo in quello che faccio, e quindi lo faccio con quello che ho a disposizione. Se fino a un paio di mesi fa comunque registravo sia la voce che la mia faccia con l'iPhone, che in questo momento è qui con le cose che mi sono segnato a dire, perché anche questo, ragazzi, guardate se mette a fuoco, eccoci qui, vedete, mi sono segnato un po' di cose perché proprio quando vi dico per me è importante il vostro parere, per me sono importanti i vostri feedback. Questo ve lo dimostra, perché io generalmente sono uno che si mette davanti alla videocamera, parla, spesso ripete delle cose, spesso va fuori tema, me l'avete detto, perché sono uno a cui piace fare le cose in maniera naturale. È chiaro che intanto ho dato una botta al microfono, è chiaro che andando avanti questo non me lo posso più permettere, e per un discorso prettamente qualitativo del video, e comunque per non farvi annoiare ripetendo sempre le stesse cose, è chiaro che devo anche cominciare a segnarmi delle cose da dire, perché me l'avete consigliato voi, mi avete detto Fede, perché non ti fai tipo una scaletta, è vero, questo nello studio, nei video, in tutto. E quindi niente, ho cominciato a farlo anch'io, adesso non ricordo chi me l'aveva consigliato l'ultima volta, ma comunque ciao, ti saluto anche, grazie per il consiglio. Ho perso 10 anni di vita, raga. Cioè, il telefono l'ho salvato in extremis. Stavo dicendo, se fino a poco tempo fa registravo con il mio iPhone, adesso è chiaro che mi sono messo un po' di soldi da parte, ho fatto dei sacrifici, mi sono prima comprato di mia tasca, con i soldi che mi sono arrivati dal sito di crediti, la telecamera, poi un po' aiutato anche dai miei genitori mi sono comprato questo bellissimo pisello enorme detto Blue Yeti, e poi anche questi meravigliosi occhiali a 5 pound in Inghilterra. Stronzate a parte, ragazzi, insomma, il senso è questo, il senso è che andando avanti cercherò sempre di migliorare di più e cercherò di far arrivare dei messaggi, perché comunque penso che questa sia la cosa più importante, cerco sempre di coinvolgervi in tutto quello che faccio. Ve lo ripeto ancora una volta, io
A volte ho visto che chiedendovi comunque dei pareri non sono stato accontentato, non è che faccio la parte dell'offeso, però ve lo dico, cioè, magari alcuni non lasciano il commento perché non gliene frega niente, ok? Gli altri non lasciano il commento perché addirittura pensano che magari io poi non andrò a leggerlo, non me ne fregherà niente. Invece ve lo sto dicendo in questo video e quindi vi dico che è così, io ci tengo molto a quello che pensate voi, quindi anche ve lo dico adesso, lasciatemi un commentino qui sotto con una qualsiasi vostra opinione, domanda, quello che volete, tanto ormai penso che nel prossimo periodo farò anche il FAQ time, quindi se volete lasciatemi anche qui sotto una domanda. Per quanto invece riguarda, ragazzi, il futuro, e quindi parliamo invece della stagione che sta per iniziare, quella che inizierà a settembre, e penso comunque con l'uscita ufficiale di FIFA 16, sarà questo. Allora, io l'anno scorso non mi sono organizzato benissimo ed ho sofferto tutto l'anno anche dal punto di vista scolastico perché non mi ero organizzato effettivamente benissimo. Ma comunque perché? Perché avevo 800 iscritti e adesso ne ho 3000. Può sembrare comunque una cosa banale, ma in realtà l'aumento di iscritti, aver conosciuto altri youtuber, altra gente con cui poi ho stretto amicizia, ma comunque le varie fiere e le cose mi hanno portato via del tempo. Quest'anno cercherò invece, ragazzi, di non programmarvi molte cose, semmai aggiungerò più avanti. Perché mi sono accorto che programmando molte cose, dicendo faccio questo, questo, quell'altro, non riesco poi a mantenere quello che vi dico, e questa è una cosa che mi dà fastidio in primis perché non voglio passare da quello che dice e poi non fa. Quindi io vi dico che darò molto spazio alla carriera, come fu su FIFA 14. Il Road to Division 1 non penso, ma potrei cambiare idea, non penso di iniziarlo subito. Semmai, e ve lo dico adesso, siamo al 20 agosto, poi potrei cambiare idea come vi ho appena detto. Semmai penso di iniziarlo più avanti, e se devo iniziarlo perché non è obbligatorio, attenzione. Voglio dedicare molto spazio alla carriera per quanto riguarda FIFA perché vorrei portarvi anche altri giochi, di cui però appunto non voglio accennarvi ora perché magari poi non riuscirò a mantenere quello che vi sto dicendo. Vi posso dire che oltre a FIFA, quando sono andato a prenotarlo, ne ho prenotati altri. E quindi se ci riesco vi porto anche qualcosa su quelli. Poi non vi dimenticate, ragazzi, che c'è anche la serie su Dragon Ball. Probabilmente di 3000 iscritti interesserà 200 sta cosa, però io ve la dico. E niente, penso comunque di aver detto tutto anche per questo video, ragazzi. Quindi io vi esorto a lasciare un pollicione in su, spero che l'abbiate seguito tutto. Siamo a 3000, non ci fermiamo, andiamo avanti perché comunque mi fa piacere che stiamo salendo con calma, però stiamo salendo. Lasciatemi un commento qui sotto con una domanda per il FAQ time e tutto quello che pensate, i vostri pareri, eccetera. Io vi ricordo anche di passare dalla pagina Facebook, di seguirmi su Instagram, visto che soprattutto in questo periodo che sono stato in vacanza ho postato molte foto, come continuerò a fare. Niente, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Fermi tutti! Avete già chiuso il video, eh? E invece no. Perché ci tengo, non l'ho fatto all'inizio, ma ci tengo a farlo adesso, ragazzi, visto che comunque ho passato veramente una bella vacanza e ci tengo a ringraziare tutti adesso, tutti proprio, non dico i nomi, però ringrazio tutti, tutti i bomberissimi e le bomberissime, soprattutto le bomberissime, per questa vacanza incredibile. Ci tengo comunque a salutare in particolare due, tre, ci tengo a salutare dei bombers. Quindi, saluto con grande enfasi Nonno Joe, lui lo sa. Saluto il bomber Marco che mi ha commentato anche l'ultimo video. Saluto Federico, non ho un soprannome per lui, ma comunque lo saluto. E saluto anche voi, questa volta per davvero. Ci ribecchiamo con i prossimi video. Bella. Do you want me to?